Buonasera a tutti. Oggi voglio parlarvi un po' dei miei strumenti più utilizzati quando faccio la caccia di selezione, che sono i coltelli. Premesso che secondo me quello che conta è un po' la pratica, l'esperienza e la mano, soprattutto, quindi come diceva il mio nonno, che conta il manico. Ci sono varie tipologie di coltelli. Io qui ce ne ho un po', vi faccio vedere quelli che principalmente utilizzo. Partiamo dalla eviscerazione, ok? Questo qui è un coltello, ora ve lo faccio vedere, della Muela. È con me da quando ho il porto d'armi, perché me lo regalò un mio amico praticamente quando sapeva che ero a fare il corso. È un coltello bello, bello spesso, sono 4 mm, quasi 5, 4 e mezzo. Naturalmente ha la forma adatta anche per scuoiare soprattutto l'animale. Ha anche lo skin che è comodo per chi appende l'animale. Io ormai con gli anni ho smesso di appenderli. Eccetto se mi fa male la schiena, perché mi trovo meglio tenendo la schiena dell'animale a terra e arti rivolti verso di me, quindi guardando l'addome, perché tutti gli organi rimangano, diciamo, verso la groppa per gravità, e quindi non ho bisogno né di skin né di niente per andare a rompere esterno, tagliare addome senza dover tenere dita o usare vari sistemi. Si fa tutto molto più semplicemente, secondo me. Questo è un ottimo coltello. Io non sono un grande amante della lama fissa, perché sostanzialmente non sono Rambo e non mi piace andare a giro con questo fodero ai pantaloni dove c'è sempre questo coltello a giro. Però devo dire che se uno non ha molta esperienza, sicuramente è meglio un lama fissa, perché soprattutto quelli che amo io, tipo le patate, non avendo il fermo, sono un pochino più pericolose se si chiudono, ma basta saperli utilizzare. Se abbiamo un coltello così a lama fissa, molto spesso come questo, oppure questo che mi ha regalato un amico su della Lombardia, vicino Chiasso. Stessa cosa, una bella costola robusta, non importa che sia lunghissimo il coltello, non c'è bisogno del coltello di 30 centimetri per eviscerare un animale, l'importante è che abbia una bella costola, e così che se anche non avete altro, quando arrivate allo sterno dell'addome con un semplice legnetto di 400 grammi, vi mettete lì, battete sul coltello con una costola robusta, evitate di danneggiare il coltello e andate avanti. Se no, lo strumento, io uso questa cassettina, anche questa la comprai dopo un annetto. Ci sono quattro coltelli che io ormai uso esclusivamente. Guardate, mi sono stato preciso, c'ho ancora il foglietto illustrativo. Cosa utilizzo? Utilizzo soprattutto questi tre coltelli se devo fare, soprattutto uso questo. Qui c'è anche questo per rendergli il filo se non tagliano più bene. Comunque io affilo tutto ogni 3 mesi, perché il coltello che non taglia ci si fa male. Uso molto questa semplice seghetta. Poi c'è anche la versione senza punta, che si può tenere più verticale. Questa va tenuta un po' più orizzontale, soprattutto al bacino, se no potete bucare la vescica. Però con questa sega sono riuscito a eviscerare e rompere bacino esterno anche a cervi adulti, non c'è bisogno. Poi che c'entra in macchina, c'ho anche una sega elettrica a batteria a gattuccio. Però se uno deve tenere tutto nello zaino, con questa o con l'altra che è, diciamo, è troncata qui alla battuta in plastica, si riesce tranquillamente a tagliare fino al cervo adulto. Che c'entra? Ci vuole olio di gomito, eh? Questo qui, che è un divaricatore che è nel kit, ok, ora ve lo faccio vedere,
si apre qui e vi potete agganciare i due arti posteriori per attaccarlo. Io l'ho usato fino a cinghiali di una settantina di chili, oltre non sono mai andato, ho preferito mettere due ganci direttamente al punto fisso. Però ecco, è bello robusto, eh. L'unica cosa è che per animali grossi divarica poco, ok? Però è molto valido. Generalmente io ecco questi coltelli che vi ho fatto vedere fino ad ora e mi dimenticavo, ma non me ne dimentico mai del mio coltello preferito, della tipologia via, che è questa, la classica arburesa sarda, ok, o la quattada, è uguale. Li amo perché sono coltelli con lama, diciamo, morbida, che tagliano sempre, basta che gli date una piccola rinvigorita, non tanto, questi sono più da lucidare che da rendere il filo con l'acciarino, però questi tagliano sempre e poi con il manico in corno così sono estremamente leggeri e prendono pochissimo posto. Questo è il classico coltello da tenere in tasca sempre a caccia, secondo me. Poi ognuno ha le sue preferenze, ottimi coltelli sono gli Opinel, tutti gli italiani, tutti i coltelli di scarperia hanno tre, ecco, per esempio, per andare un classico fiorentino di scarperia vanno bene, ecco, però per fare le viscerazioni e la rottura esterno tutti i coltelli che vi ho fatto vedere prima, ecco, diciamo, il più indicato fino alla scoiatura è questo. L'unica cosa dove avete un po' più di problemi con un coltello che ha la punta così, casomai è il distacco dell'Atlantide, però per il resto sono perfetti. Ecco, per il distacco dell'Atlantide è meglio un coltello con la punta così, entrate meglio, però sulla spellatura un coltello così vi agevola molto, andate più veloci con un coltello così. Coltello dritto è ottimo per entrare, per iniziare, poi però per fare la quantità nella spellatura un coltello così si fa molto meglio. Questi sono tutti i coltelli, tutto il kit anche della cassettina, sono coltelli che io utilizzo fino alla spellatura, stacco delle porzioni distali, quindi gli zoccoli praticamente si caccia sono ungulati e il collo e la coda per chi ce l'ha. Poi, quando vado a fare la sezionatura, io ho il mio bel panno con i miei coltelli, insomma. Sostanzialmente per fare la sezionatura e la spolpatura io utilizzo questo qui è un Victorinox, ma anche altre ditte, c'ho anche dei Sanelli che sono più famosi, ok. Presi questi perché sono un pochino più flessibili, ok. Questo è dritto e poi c'ho il mio preferito che è anche per la norcineria per maiali. Io amo usare questo, che è lo stesso, soltanto è un po' curvo e soprattutto quando si va a lavorare su femori, insomma sui prosciutti e le spalle, sul disosso, secondo me è un coltello un po' curvo, mi aiuta leggermente di più, ecco, ma non è che con quello dritto si è fatto tanto. Poi ho altri due coltelli, questo è intoccabile, lo utilizzo per fare le braciole. Lo uso solo per quello, ok? E poi ho un altro coltello un po' tuttofare, sempre dritto. Ora purtroppo non ho il mezzo colpo e la mannaia che mi sono rimasti al macello, però ecco, quando vado a fare ad esempio le bistecche, il mezzo colpo è il preferito, insomma, ok? Poi qui ce n'ho degli altri, tanto l'importante, manico in plastica, in legno più bello, certo, però si lava peggio. C'ho anche tutta quest'altra valigetta con un altro po' di coltelli, ve li faccio vedere.
Questi qui è più pratica da c'ha la sua zainetto, ma insomma i coltelli sono sempre quelli lì. Ecco, anche di questo preferisco usare questo curvo qui. Insomma, col coltello curvo mi trovo leggermente meglio. Impugnature classiche, non sono un amante di impugnature strane e particolari. Qui nella valigetta c'è anche un acciarino. Mi raccomando, l'acciarino. Se è usurato solo in questo pezzettino qui, vuol dire che non lo state dando bene. Ok? L'acciarino va usato tutto, è come la sega a mano, tutta la lama. Questo mi hanno sempre insegnato. E per quanto riguarda la sezionatura, ho fatto anche già un video presente sul canale sulla sezionatura di un cinghiale. Se avete dei dubbi su come fare, lo guardate, poi insomma io sono disponibile per qualsiasi cosa. Per chi non lo sapesse, ecco, io l'ho chiamato mezzo colpo perché in gergo dei macellai, non sono un macellaio, però ho avuto due maestri di caccia che lo erano, di Firenze tra l'altro. Il mezzo colpo è il coltello, quello da 600 grammi, che si utilizza di solito per rompere le ossa nelle bistecche o in altre parti, ad esempio costato, eccetera. Poi c'è anche il colpo grosso, è un coltello da 800 grammi, 800 grammi, un chilo. Se uno non ha dimestichezza, più pesante il coltello, più colpisce forte, ok? Per il resto, se avete dubbi o domande, non esitate a chiederlo. Cosa faccio io per sanificare i coltelli? I coltelli io non li metto mai in lavastoviglie, nessun coltello, ok? Li pulisco con acqua e sapone di Marsiglia, acqua tiepida, non calda. E dopo che li ho puliti con sapone di Marsiglia e acqua tiepida, quando sono puliti, prendo l'alcol o l'ipoclorito a formulazione 10-12%, tipo la varichina da casa, ma preferisco l'alcol perché asciuga subito, e gli do una spruzzata sia sul manico che naturalmente sulla lama, di modo che l'alcol è un denaturatore di proteine, quindi se c'è dei residui organici, insomma, li denatura appunto, e non ho problema di rinquinare carcasse successive. Non lo do anche sul legno, sul corno, no, non ho avuto mai problemi, sinceramente. Ecco, una cosa importante. Perché preferisco questi? Perché questi coltelli qui che si aprono, eccetto che in questa parte qui dove c'è da fare un po' di pulizia approfondita anche con uno stecchino o con un altro coltello, e qui dentro, avendo il corno, non mi rimane dei residui nel manico. Coltelli tipo questo, con tutti questi zigrini, ecco, gli zigrini se lo comprate che siano belli spessi, perché se sono sottili poi vi tocca stare lì con uno stecchino per levare tutti i residui organici che vi rimangono sul coltello. Quindi gli zigrini, se ci sono, beh, naturalmente ci devono essere per avere un po' l'impugnatura salda, ecco, che siano belli rari, insomma belli spaziati, perché se no alla fine diventa più difficile pulire il manico che pulire il coltello. Poi per il resto io ho provato un po' di tutto: acciai spagnoli, acciai italiani, acciai svizzeri, francesi, cioè i coltelli fatti bene vanno bene tutti. Ecco, l'unica cosa, ecco, Opinel e coltelli sardi, a mio avviso, hanno una marcia in più, perché se gli altri perdono il filo dopo, perlomeno per come lavoro io, perdono il filo dopo
mese, insomma, 10 utilizzi, andate 3 volte a tagliare la cotenna. O un esempio più stupido, tagliate 1 chilo di pane col coltello da caccia e già il filo si è un po' impermalito. Ecco, coltelli tipo questo, Opinel e Scarperia, c'è bisogno dei lavori un po' più. Casomai andate a rompere l'osso, andate a pulire la fucilata dove c'è l'osso e con il coltello rompete quelle 3 costole che sono intorno alla fucilata. Ecco, allora lì dopo 3-4 volte anche questi hanno bisogno di rinfrescare il filo. Però in linea di massima, anche col filo insomma danneggiato, questi coltelli che vi ho detto tagliano sempre un po' meglio. Lama fissa ha tantissimi vantaggi, però per come sono abituato io non mi piace avere troppo ingombro a caccia, né di selezione, né col cane, né in battuta, quando andavo con cane in battuta. Questo pugnalone per finire il verro che ha ucciso 50 cani, io non l'ho mai avuto. Ho sempre fatto con questa, con la mia pattada. Anzi, un'arburesa, scusate per i regionali, perché ormai è classico dire arburesa. Con questa qui ho finito quei 6-7 cinghiali che erano lì che malmenavano cani senza aver mai problemi. Molti dicono: ma questo è pericoloso, si chiude. Questo, se vai con un coltello normale, ti si chiude. Il coltello sardo si usa così, e se fai così non si può chiudere. Quindi sui cinghiali io perlomeno mi hanno insegnato ad andargli sempre dietro, possibilmente dietro, se gli prendete un'orecchia meglio, e poi lo finivo infilando dietro la spalla. Questo è il mio modo. Così quando ho recuperato animali anche più grossi, tipo cervo, stessa cosa, da dietro, diciamo, vedendo la testa da sopra, meglio se uno regge il palco, è sempre colpito dietro, subito dietro la spalla per arrivare al cuore. Questo è un po'. Se poi avete dei dubbi o delle domande, non esitate a domandare. Grazie a tutti, e se poi avete tipo da chiedermi: ma hai mai provato questo coltello? Se l'ho provato vi dico sì, se non l'ho provato vi dico di no, ma ho usato molto proficuamente anche Victorinox, che vi dicevo, anche questo qui. L'ho usato tranquillamente con il cinghiale per l'eviscerazione e non ho avuto nessun problema. Ecco, anche questo qui è un coltellino molto pratico, cioè non c'è bisogno della spada anche per animali grossi. L'importante è che il coltello tagli, per il resto non c'è problemi. Vi ringrazio, spero di esservi stato utile e vi saluto. Alla prossima, ciao ciao.